pomeriggio, a Firenze, dopo quasi 48 ore di blackout, i taxi hanno ripreso a circolare ed è stata attivata una linea per le chiamate urgenti da donne incinta, disabili, anziani over 70 e per i tragitti da e per gli ospedali. Lo scontro tra le auto bianche e il comune si era acceso con la scelta di Palazzo Vecchio di aumentare il numero dei taxi in città, con la concessione di 100 licenze. La decisione aveva incontrato l'ostilità dei tassisti, che considerano il provvedimento del sindaco incurante della prassi democratica e lesiva della dignità dei lavoratori, come emerge da un documento approvato oggi da un'assemblea di 300 tassisti dopo 3 ore di discussione. Nell'aria, quindi, soltanto una tregua. Un accordo tra i tassisti e il comune di Firenze è, per il momento, ancora assai lontano. Le polemiche, infatti, non si placano. Dario Nardella intende verificare le parole di Claudio Giudici, presidente di Cotafi, che ha sostenuto la tesi di un guasto tecnico per spiegare l'interruzione del servizio taxi. Ma è il sindaco a dettare la linea. Questa mattina, infatti, con i centralini ancora fuori uso, Nardella si era detto disponibile ad un incontro con i tassisti, a patto che il disservizio che ha paralizzato la città terminasse immediatamente. Con l'inizio dell'anno scolastico sono arrivate le prime difficoltà, stabilizzazioni saltate e supplenze raddoppiate e la CGIL chiede il rinvio dell'applicazione del DDL Buona Scuola. Se da una parte il numero degli alunni ha subito un grosso aumento, 3.845 studenti e 321 alunni disabili in più rispetto allo scorso anno, non è stato altrettanto per il personale ATA, bidelli, segretari e direttori didattici, che invece ha registrato una diminuzione di 84 unità. Un altro punto delicato è quello delle assunzioni dei docenti. Con il nuovo anno scolastico dovevano essere fatte 6.775 stabilizzazioni, ma la metà sono andate invece in supplenze annuali per effetto dell'applicazione dei criteri delle graduatorie nazionali. Mancano anche oltre 2.000 insegnanti specializzati e i posti del potenziamento per le scuole andranno all'80% a supplenza annuale ed arriveranno solo a dicembre. In tutto ci sarà il doppio di supplenze rispetto agli anni passati. Intanto per il 24 ottobre è stata proclamata una manifestazione regionale. La fitta nebbia che per secoli ha circondato l'identità della Gioconda si sta diradando proprio nel cuore di Firenze, all'interno dell'ex convento di Sant'Orsola. Dopo 3 anni di studi e di analisi, le conclusioni a cui sono giunti archeologi, antropologi e storici vanno tutte nella stessa direzione. Come spiegato dai promotori della ricerca, uno dei 3 scheletri ritrovati durante gli scavi nell'antico complesso è compatibile con il periodo a cui risale la morte di Lisa Gherardini del Giocondo, deceduta il 5 luglio 1542 dopo aver trascorso gli ultimi anni di vita nel convento di cui fu mecenate e dove fu seppellita. Già proprio la domildonna fiorentina che secondo alcune fonti fu la modella scelta da Leonardo da Vinci per il suo quadro più famoso. Purtroppo disponiamo di pochi resti e senza il teschio, ha spiegato Silvano Vinceti del Comitato per la Valorizzazione dei Beni Storici e Culturali, ma la percentuale di probabilità che abbiamo ritrovato la Mona Lisa è molto alta. Determinanti gli esami del carbonio 14 e i registri del convento che elencano le nobildonne che hanno vissuto al suo interno e che vi sono state seppellite, fra cui Lisa Gherardini del Giocondo. Ma la certezza assoluta di aver ritrovato la tomba della Mona Lisa ancora non c'è e probabilmente si farà attendere. Al momento non esiste tecnologia in grado di sottoporre al test del DNA le poche ossa degradate ritrovate a Sant'Orsola e di confrontarlo con quello dei discendenti di Lisa. Il mistero quindi continua fino alla prossima puntata. Un McDonald's in Piazza Duomo a Firenze? La città leva gli scudi. Non si può, dice Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico della città. La grande M dorata, che aspira a farsi spazio proprio in Piazza Duomo, all'incrocio con Via Ricasoli, aveva già tentato lo sbarco all'ombra della cupola negli anni 90, senza però trovare le condizioni ideali per un insediamento. Stavolta, però, alcuni elementi sembrano sorridere al colosso dell'hamburger. Universo Sport, infatti, ha portato a scadenza il suo contratto d'affitto, lasciando una posizione appetibile, dunque, a McDonald's. Eppure, la situazione è tutt'altro che semplice. Giovanni Bettarini si è espresso con chiarezza. Il regolamento comunale vieta le attività di somministrazione esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al fast food o al self-service. Per l'assessore allo sviluppo economico è anche una questione culturale. Il McDonald's, niente di personale oltre al McDonald's, ma rappresenta un tipo di cultura alimentare, un tipo di cultura che in certi posti, come Piazza Duomo, secondo noi non può stare. Stavolta potrebbe essere McDonald's, quindi a restare a bocca asciutta.